Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Elettricista e al tempo stesso corriere della droga è stato arrestato dalla Polstrada di Battifolle. Viaggiava lungo l'autostrada del Sole con quasi 80 kg di hashish nel bagagliaio dell'auto, ma è stato intercettato dalla polizia stradale ed arrestato. È successo ad Arezzo, dove una pattuglia della Polstrada di Battifolle ha fermato per un controllo di routine una Hyundai i20 con al volante un uomo di 47 anni, originario del Marocco, regolare sul territorio italiano, diretto verso sud. L'atteggiamento dell'uomo particolarmente nervoso ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire i controlli. Così nel bagagliaio dell'auto è stato scoperto un carico molto particolare, 3 scatole di cartone contenenti 19 confezioni termosaldate con 799 panetti di hashish dal peso complessivo di quasi 80 kg. L'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, una volta immesso sul mercato, avrebbe avuto un valore economico che sarebbe arrivato a 800.000 euro. Ai poliziotti il 47enne elettricista, incensurato, avrebbe dichiarato di aver avuto poco lavoro e di aver intrapreso così quel viaggio che gli avrebbe fruttato 800 euro, una cifra che non sarà però mai saldata in quanto l'avrebbe ricevuta a missione compiuta. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere aretino di San Benedetto a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre la droga e il veicolo sono stati sequestrati. Vandalizzato ancora una volta, davvero l'ennesima, il murales che ricorda gli eroi della Chiassa ad Arezzo, Giovan Battista Mineo e Giuseppe Rosadi, i due partigiani che salvarono 209 persone da morte certa. L'atto vandalico è successo proprio nella giornata di oggi, è stato ovviamente già denunciato alle forze dell'ordine. L'inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale scuote la politica anche nel territorio aretino. Il caso è scoppiato a Montevarchi. Minacciare di querela chi chiede di dissociarsi da quello che sta avvenendo fuori dall'inchiesta di Fanpage, soprattutto quando si è nell'esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale, ovvero la Giovanile Fratelli d'Italia, mi pare inopportuno. L'inchiesta di Fanpage sul movimento giovanile di Fratelli d'Italia scuote la politica anche a Montevarchi, nell'Aretino. Tutto è nato da questo post del consigliere comunale Samuele Cuzzoni, con il quale chiedeva all'assessore Lorenzo Allegrucci, componente dell'esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale, di prendere le distanze da quanto è emerso nell'inchiesta giornalistica. Penso di avergli fatto un favore a dargli l'assist per dissociarsi da una cosa che lo metterebbe solamente in cattiva luce. Quindi, ma in cattiva luce perché? Anche, mi scusi, anche, non è coinvolto lui nell'inchiesta di Fanpage? Non è coinvolto, però lui è dirigente nazionale di quella giovanile. Quante volte a noi del PD ci hanno dato le colpe di quello che succedeva in tutta Italia? Uno si aspetta che anche per sottolineare i valori universali dell'antifascismo uno si dissoci e finisce lì. Secondo Allegrucci, estraneo all'inchiesta, associare quella foto al titolo proprio di Fanpage è stato fuori luogo ed è lui stesso, con un altro post, a ipotizzare di difendersi nelle sedi opportune. Da qui i commenti nei confronti di Cuzzoni, tanto che a sua difesa è intervenuta Ampi Valdarno con un comunicato stampa. Sì, sono stato definito un frustrato, sono stato definito un catto comunista, è stato scritto che non valgo niente. Detto questo, il comunicato di Ampi mi fa molto piacere perché fa capire il mio intento. Il mio intento è di mettere i riflettori sul valore dell'antifascismo. Io non ho niente contro Lorenzo Allegrucci, ma la mia è una richiesta all'assessore Allegrucci in quanto dirigente nazionale di CN. Questa la posizione dell'assessore Allegrucci. Intanto voglio ringraziare tutti per i tantissimi messaggi di solidarietà che ho ricevuto sia sui social che in privato da tanti concittadini e anche da esponenti politici dello stesso partito di Cuzzoni che mi conosco. Nel merito della questione Fanpage non ho alcun problema a prendere ovviamente le distanze dalle frasi antisemite e razziste che si sentono nel servizio, come peraltro hanno già fatto sia i vertici di Gioventù Nazionale che del partito di Fratelli d'Italia. Voglio invece contestare fortemente il metodo utilizzato da Cuzzoni, che per l'ennesima volta mi rivolge degli attacchi più personali che politici, che vengono fatti sulle piattaforme social e non
nei luoghi preposti per il confronto politico, come il Consiglio Comunale, dove peraltro Puzzoni non ha proferito parola sull'argomento, infangando la mia reputazione e permettendosi addirittura di creare dei fotomontaggi per associare il titolo di fanpage a dei volti, delle facce, dei nomi che ovviamente non c'entrano niente con quell'inchiesta, come se io e le altre persone in foto fossimo in qualche modo coinvolti. Visto il danno d'immagine che ritengo di aver subito, confermo la mia volontà di valutare se intraprendere azioni legali. E proprio su questo caso arriva una nota del coordinamento provinciale del Partito Democratico, Samuele Cuzzoni. Si legge come rappresentante del PD ha chiesto legittimamente all'assessore di dissociarsi dai fatti, offrendogli anche l'opportunità di dare un messaggio a difesa della Costituzione antifascista. Rileviamo con dispiacere che oltre alla vicinanza espressa al consigliere Cuzzoni, alcuni abbiano utilizzato questa vicenda per attaccare il PD di Montevarchi. Il consigliere è un iscritto membro della segreteria comunale dell'assemblea e della direzione provinciale del partito che, mentre uscivano alcune dichiarazioni, lavorava per tutelarlo appunto anche da eventuali contenziosi legali. Questo perché il Partito Democratico, conclude la nota, è una comunità realmente democratica. È stata fissata la data del primo consiglio comunale a Cortona. Il sindaco Luciano Meoni ha convocato la seduta il prossimo lunedì 8 luglio alle 17:30. Dunque, parte proprio da questa data il secondo mandato appunto di Luciano Meoni, che è stato decretato di nuovo sindaco di Cortona nello scorso turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno. Sono due le donazioni che ha ricevuto oggi l'ospedale San Donato di Arezzo. Una è arrivata dai tifosi Amaranto. Ve li raccontiamo in questi due servizi di Chiara Sadotti. Abbiamo deciso di riportare questa scritta che secondo noi è importante, dove c'è scritto Reparto Pediatria di Arezzo, la vostra passione è il nostro futuro. Bellissimo, bellissimo. Una donazione da parte dei tifosi al reparto di pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo. Si tratta del ricavato del torneo del PAO edizione 2024, una grande festa a Amaranto in ricordo di Francesco Paolucci, tifoso scomparso nel febbraio 2004. Lavorare sul ricordo penso che sia la miglior soluzione, e soprattutto sui ragazzi, sui giovani. E ci sembrava giusto proprio partire dai più giovani, aiutarli, sostenerli, per poi far sì che un giorno possano venire in curva con noi anche. Quanto avete raccolto? Abbiamo raccolto 1.500 euro, quindi abbiamo alzato l'asticella in confronto all'anno scorso. Il torneo in sé per sé ha alzato l'asticella, quindi siamo molto contenti, molto soddisfatti. Hanno fatto una raccolta importante, la cifra destinata sarà impiegata in macchinari al servizio dell'assistenza dei bambini. I bambini che assistiamo sono tanti, sono non solo quelli della comune o della cerchia ristretta di Arezzo, ma sono bambini che provengono da tutta la provincia, quindi aree Val Tiberina, il Casentino, la Valdichiana, e con numeri elevati, 12.000 circa accessi all'anno in pronto soccorso, circa 500 ricoveri in degenza ordinaria, 1.500 ricoveri in degenza breve OBI e tutte le attività di day hospital e di prelievi pediatrici. La bella stagione ha allentato la pressione sul Sì, reparto. l'allentata le dirò solo negli ultimissimi giorni, perché noi fino a tutto giugno eravamo come a febbraio, quest'anno complice il tempo, e quindi anche la morbilità infettiva, come si sa, risente anche del clima. Cinque culle neonatali per il co-sleeping per il rooming in dell'ospedale San Donato di Arezzo, che permetteranno così al neonato di stare accanto alla madre in piena sicurezza. La nuova donazione alla neonatologia è arrivata dopo l'appello della dottoressa Letizia Magi. E hanno la caratteristica di essere utilizzate next to me, cioè a fianco proprio del letto della mamma, in collegamento come un appendice del letto della mamma, in cui il bambino può essere posto accanto alla mamma che lo tocca, che lo tiene vicino, ma in
in sicurezza, nel senso non nello stesso letto con la mamma, quindi è un co-sleeping, non una condivisione del letto materno, e questo favorisce l'allattamento, favorisce il contatto, ma soprattutto anche la sicurezza. Le culle per un valore complessivo di 5.000 euro sono state donate dal Calcit, dal Comitato Aretino Neonatologia, dal gruppo trekking Camminan Sognando e dall'Associazione Aldo Nardin di Arezzo. Quest'anno appunto abbiamo detto agli organizzatori che il ricavato lo avremmo destinato a questa donazione, perciò è venuta, diciamo così, bene, e loro sono stati entusiasti, tant'è vero che sono qui presenti, perciò delle sette culle sono state pagate dal Calcite, ma grazie al contributo del gruppo che organizza in memoria Aldo Nardin. È un grande orgoglio per noi dell'associazione Aldo Nardin riuscire a fare una donazione di questo tipo. È un'associazione che è nata da 3 anni, che si occupa prevalentemente del Memorial Aldo Nardin, dove partecipano a un torneo, diciamo, a sfondo di calcio giovanile, sia dilettantistico che professionistico. E oltre le giornate del Memorial, nell'anno solare, grazie ai ragazzi dell'associazione Aldo Nardin, abbiamo sempre organizzato delle serate a tema per far sì che potessero darci un aiuto, soprattutto inizialmente per l'associazione e poi per le donazioni. Le 5 culle vanno ad aggiungersi alle 2 donate un paio di mesi fa dal Rotary Club Arezzo Est, portando così il loro numero a 7. Lancio un appello, vorremmo arrivare a 10, perché il nostro punto nascita è il punto nascita più grande dell'ASL Toscana Sud-Est, accogliamo più di 1.400 neonati, arriviamo quasi a 1.500 neonati all'anno, e quindi capite voi che ne servono altri. Al via nel prossimo fine settimana i saldi di fine stagione anche nell'Arettino. La spesa media prevista, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, è di oltre 200 euro a testa. C'è voglia di acquistare, ma con più accortezza, afferma Paolo Mantovani, presidente di Federmoda Confcommercio Toscana. Sono cambiate le abitudini dei consumatori. E allora, a proposito di saldi, proprio nell'Arettino saranno tante le notti bianche, una ovviamente anche in centro città, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, proprio per appunto far partire al meglio i saldi di fine stagione. Una delle notti bianche ci sarà anche a Castiglion Fiorentino. Shopping con negozi aperti fino a tardi, buon cibo, musica, balli e tanto divertimento. La serata d'estate di sabato 6 luglio segna infatti l'inizio dei saldi anche a Castiglion Fiorentino. Per l'occasione il centro storico si trasformerà in isola pedonale a partire dalle 17 e i negozi resteranno aperti sino a mezzanotte, mentre le strade del paese saranno animate da musiche e spettacoli. Sarà una giornata di festa che segna anche l'inizio dell'estate castiglionese, di eventi, di manifestazioni, ma anche un'attenzione particolare a quello che è il commercio del nostro centro storico. Grazie alle azioni messe in campo dell'Associazione di Categorie dei Commercianti di Castiglion Fiorentino, una serata di divertimento che potrà allietare questo inizio estate. Anche quest'anno, come ogni anno, il primo sabato di luglio facciamo questa serata in compagnia di Salsa Academy. Ringraziamo l'amministrazione, ringraziamo Confcommercio e niente, noi faremo da cornice a questa serata e aspettiamo tanta gente. Per il 13° anno noi saremo qui in Piazza del Comune e porteremo il nostro saggio. Il saggio prevede tutti gli spettacoli dei nostri corsi, bambini, ragazzi, fitness, adulti, e inizierà circa alle 21 e terminerà entro le 24, quindi sarà una serata di spettacoli, di show, di intrattenimento, aperta chiaramente a tutti, perché lasciamo l'ingresso gratuito proprio per permettere a tutte le persone di venire a vedere i nostri show. Dalla musica all'astronomia, passando per il teatro, la grande letteratura e l'omaggio a Giorgio Vasari per l'8ª edizione delle serate di Castelsecco, che si svolgeranno dal 4 luglio domani fino al 28 settembre. La rassegna animerà il suggestivo sito archeologico di Castelsecco con un ricco calendario di appuntamenti culturali. Si inizia appunto domani 4 luglio alle 19 con l'inaugurazione della rassegna e il monologo di Uberto Kovacevic, tratto da Autodifesa di Caino di Andrea Camilleri, per una riflessione profonda sul bene e il male che chiama i lettori a pronunciare
il verdetto. Un altro appuntamento è invece in programma per venerdì 5 luglio alle 17.30 presso la Casa del Petrarca. Sarà Ernesto Ferrini, membro della Società Italiana di Storia della Medicina, a tenere una conferenza dal titolo Il ruolo dei medici nella liberazione di Arezzo nell'80° anniversario, appunto, di questa importante data che cade proprio quest'anno. E adesso invece ci spostiamo in Casentino perché torna Grigio Summer Friends. Bibiena si tuffa nel gusto dell'estate 2024 con la seconda edizione del Grigio Summer Friends, manifestazione dedicata agli amici del maiale grigio del Casentino. L'appuntamento è per il 5 e il 6 luglio a Soci. Il Grigio Summer Friends nasce da un'idea mia, di Massi e della Manila, che siamo i tre soci di Grigio del Casentino.it, che è l'azienda che si occupa della commercializzazione del grigio in tutta Italia e anche nel resto del mondo, di far conoscere le persone che abbiamo via via conosciuto nelle varie fiere che abbiamo fatto in giro per l'Italia e in giro per il mondo. Via via ci è capitato di conoscere tante realtà, tante eccellenze gastronomiche di altissima qualità e ci piaceva farle conoscere alla nostra valle, al nostro paese, alla nostra comunità. Quindi abbiamo provato a invitare alcune realtà che conoscevamo, con cui avevamo instaurato dei rapporti di fiducia e empatici, interessanti, e queste realtà sono incredibilmente state entusiaste del progetto e sono venuti. Per l'occasione Soci sarà chiusa al traffico e avrà la possibilità di essere visitata sia nel suo centro storico che nella sua piazza. Infine, tanta solidarietà. Parte del ricavato andrà alla Proloco di Soci e l'associazione AIDO. L'Associazione Italiana Donatori Organi, che avrà proprio uno stand presente durante la manifestazione in cui potrà dare tutte le informazioni del caso a chi è interessato, e proprio per sostenere quella che secondo noi è una dovrebbe essere una pratica sempre più diffusa, perché alla fine si fa del bene agli altri. Orgoglio Amaranto in festa. Il socio, insomma, dell'Arezzo Calcio, come sappiamo, che rappresenta la società civile, ha appunto messo in calendario 3 giorni di festa al Parco del Bagnoro. Noi abbiamo organizzato per la terza edizione, quindi, una festa dentro questo magnifico parco che è al Bagnoro, venerdì, sabato e domenica prossimi. Abbiamo cercato di coniugare sia l'aspetto, come dire, del divertimento, quindi musica dal vivo tutte le sere, mangiare buono, speriamo quanto più possibile, comunque tipico, ciliegina forse sulla torta. Sarà appunto la prima uscita pubblica di Mister Troise sabato sera alle ore 21, in cui lui, insieme ad alcuni nuovi giocatori che saranno già in città, si presenteranno alla nostra festa, ai tifosi, a tutti coloro i quali vorranno intervenire. Quindi cercheremo meglio di capire quali saranno gli intendimenti del mister per la nuova stagione e come dire, faremo un lancio appunto della nuova annata. Il patrocinio, il sostegno dell'amministrazione è dovuto ma anche strameritato. Questa comunque è una festa, non ci sono assolutamente brutte notizie in arrivo, ma anzi c'è la bella notizia di vedere Mister Troise per la prima volta qui a confronto con i tifosi, quindi ci sarà questa occasione sabato sera, ma ci saranno anche dei dibattiti importanti dal punto di vista appunto di come i tifosi vedono e vorrebbero il calcio. Dibattiti internazionali, perché abbiamo ospiti dalla Germania che saranno qui appunto alla festa di Orgoglio Amaranto in questa bellissima location della Proloco del Bagnoro, che ringrazio per ospitare questo evento, e quindi chiaramente l'amministrazione è a fianco degli organizzatori. È il terzo anno che mettiamo a disposizione le nostre strutture ad Orgoglio Amaranto per questa festa che viene subito dopo la festa della ciliegia, ma siamo molto contenti di mettere a disposizione tutte le strutture, anche perché tra di noi la maggior parte sono tifosi amaranto, quindi è un piacere avere la festa dell'Arezzo di Orgoglio Amaranto qui al Bagnoro. Parlando invece di Arezzo, è partita oggi la campagna abbonamenti dal titolo Nel cuor della gente, questo è lo slogan scelto dalla società Amaranto. Da oggi al 17 luglio si potrà esercitare il diritto di prelazione riservato ai vecchi abbonati, poi dal 1 al 24 agosto partirà invece la vendita libera. La nota dolente che stanno criticando in molti in queste ore è proprio la politica dei prezzi, che sono stati aumentati praticamente in ogni settore, con una penalizzazione più importante per donne, minorenni e over 65. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e arrivederci.